come è nato il presidio di libera della scuola e cosa avete fatto fino adesso? Allora, il presidio è nato quest'anno, però l'idea è nata l'anno scorso. Una classe di quinta, infatti, con un professore italiano è andato in Sicilia, sono andati in Sicilia e si sono interessati alle tematiche della legalità. Io e Francesca abbiamo partecipato anche a degli incontri nell'Università di Bologna. Il tema era appunto la legalità e si chiamava Fai la cosa giusta. Da lì poi è nato il progetto di ideare un presidio a scuola e infatti da quest'anno, da settembre, abbiamo iniziato a fare del volantinaggio e abbiamo invitato i ragazzi ad interessarsi appunto al tema della legalità e dell'antimafia. E appunto abbiamo iniziato così e poi è nato un presidio di 12 membri e adesso stiamo proponendo moltissimi progetti, i quali appunto oggi Don Ciotti in assemblea. Per la giornata del 21 marzo avete intenzione di fare qualcosa e cosa? Allora, per la giornata del 21 marzo abbiamo intenzione di recarci in piazza a manifestare con le 200.000 persone che parteciperanno e con Don Ciotti, che anche questo giorno ad assemblea. E come progetto concreto stiamo preparando dei cartelloni, degli striscioni che possano simboleggiare il nostro istituto del presidio di libera del Leonardo da Vinci. E oltre a questo stiamo organizzando anche un banchetto insieme al presidio di libera che si terranno in piazza Maggiore nelle giornate del 15 e del 21 marzo. Quali sono i progetti futuri di Libera? Allora, dato che il presidio è un presidio nuovo, non abbiamo dei progetti molto concreti, se non l'autoformazione di noi stessi e quindi portare la formazione e portare il tema della legalità all'esterno dal nostro presidio. Oltretutto, il nostro intento è quello di riuscire a portare il presidio di Libera anche ad altre scuole, come ad esempio il Salvemini o comunque lo Scappi, che non hanno dei presidi all'interno delle loro scuole. Poi vorremmo partecipare alle varie giornate delle memorie che sono state organizzate o comunque a delle iniziative, e quali appunto tutta la preparazione del 21 marzo, oppure riproporre la vendita di prodotti targati Libera durante appunto i colloqui a scuola.